Salve amici, sono DM81 e come al solito vi do il benvenuto in Curiosando, il mio canale YouTube dedicato all'informazione. Nel video di oggi vi voglio fare ascoltare la prima parte dell'interrogatorio al collaboratore di giustizia Francesco Franzese. L'interrogatorio è avvenuto durante il processo Occidente. L'udienza si è tenuta a Palermo l'11 giugno del 2008. Il presidente della corte è il giudice Raimondo Loforte. A fare le domande a Francesco Franzese e il PM Anna Maria Picozzi. Francesco Franzese è nato a Brescia il 31 luglio del 1964. È entrato a far parte di Cosa Nostra nel giugno del 2006. Il rito di affiliazione avvenne alla presenza dei boss Salvatore e Sandro Lupiccolo. Fu proprio Sandro Lupiccolo il suo padrino durante il rito di affiliazione. Era il referente della zona di Partano Mondello in sostituzione del boss Salvatore Davini, che venne arrestato poco prima della sua entrata in Cosa Nostra. Salvatore Franzese venne arrestato il 2 agosto del 2007 e pochi mesi dopo il suo arresto iniziò a collaborare con la giustizia. In questa udienza Francesco Franzese parla del rapporto che aveva con il Lupiccolo, di come avvenivano le richieste del pizzo nella sua zona. E soprattutto di come veniva gestita la sua zona quando lui era il referente. Mi raccomando, come al solito, se il video vi piace, mettetegli un bel like. Lasciate un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e soprattutto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate tantissimo a crescere e se attivate anche la campanella sarete sicuri di ricevere la notifica dei prossimi video che pubblicherò. Ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio. Ciao ragazzi, alla prossima anteprima. Allora, per quanto riguarda Francese, abbiamo il collegamento con il sito remoto, vediamo se ci sentono. Sì, Presidente, la sentiamo. Allora, bene, di atto dell'identità della persona che si trova davanti a lei. Sì, è presente Francese Francesco, nato a Brescia il 31 Bene, allora il Francese deve essere esaminato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale. E quindi innanzitutto deve dare le sue generalità, deve dichiarare personalmente. Buongiorno, signor Presidente. Francese Francesco, nato a Brescia il 31/7/64. Benissimo, io la devo avvisare che lei ha la facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. Ha avvocato? Nomino come avvocato di fiducia l'avvocato Gloria Lupo Che è presente in aula, per questa udienza. e ne diamo atto a verbale. La devo anche informare che lei, quale indagato di reato connesso, ha la facoltà di astenersi dal deporre. Intende rispondere? Sì. E allora il Pubblico Ministero può iniziare Sì, l'esame. devo fare una premessa, Presidente. Per l'esame odierno è prevista anche l'utilizzazione di documenti da esibire al Francese. Si tratta di un documento sequestrato il 2 agosto 2007. Depositiamo anche per utilità del Tribunale il verbale di sequestro e il documento che è allegato. Poi era prevista l'utilizzazione di un album fotografico contenente, se non sbaglio, 10 fotografie. Ma come facciamo a Il mostrare problema è che questi noi documenti? ci siamo adoperati per farli arrivare, entrambi i Una parte è documenti, arrivata e una parte. al sito riservato, con l'accordo naturalmente con il cancelliere che li avrebbe esibiti solo allorquando noi glielo avessimo richiesto. Però ci hanno fatto sapere al sito riservato che è arrivato solo il documento e non l'album fotografico, per cui vediamo se riusciamo nelle more a farlo arrivare, altrimenti procederemo in modo diverso. In ogni caso deposito entrambe le cose al Tribunale. Si tratta di documenti già noti
a tutti i difensori e agli imputati e ai loro assistiti, in quanto erano allegati ai verbali di interrogatorio che abbiamo depositato. Ma, scusi, pubblico ministero, quindi chiede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di questi atti? Sì. In qualità di atti esibiti, naturalmente. Vediamo se riusciamo ad esibire l'album. Intanto direi... No, Presidente, se l'album fotografico è quello Occidente 1 del 21 gennaio 2008, è stato acquisito già all'udienza del 9 maggio 2008. Io non lo so. Pubblico ministero, è questo l'album fotografico? Sì. Al microfono. Che lo avessimo depositato, perché noi l'abbiamo depositato ai difensori, non l'abbiamo prodotto al tribunale. È stato prodotto all'udienza del 9 maggio 2008 perché è stato mostrato ai collaboratori di giustizia che abbiamo sentito in quella sede. Va bene. E questo è uno. E l'altro? L'altro no. Va bene. Per quanto riguarda l'altro, si tratta di un provvedimento di sequestro. Quanto pare sta arrivando, quindi conviene fare la prima. Sì. Provvedimento di sequestro è un documento allegato che sono stati sequestrati entrambi al Franzese. Come conoscibilità. Allora, pubblico, aspetti un momento. Ha avuto riguardo a questa precisazione dell'avvocato Monaco, sì. E quindi al fatto che l'album fotografico è già agli atti del fascicolo, sì, del dibattimento, credo che la sua richiesta, sì, non riguardi più la produzione di quest'album fotografico, che quindi resta. No. Allora, a questo punto la sua richiesta di acquisizione che, sì, cosa riguarda? Sì, riguarda questo verbale di sequestro e un bigliettino che è stato oggetto del sequestro, fra le altre cose. Quindi allegato al verbale di sequestro? Che è allegato al verbale di sequestro, che è allegato a sua volta al verbale di interrogatorio reso dal Franzese sul punto e già depositato ai difensori. L'album in copia, se può servire per consultarlo adesso il tribunale mentre facciamo le domande, solo questo scopo. La parte civile su questa richiesta di acquisizione del verbale di sequestro e degli allegati presta il consenso? Sì, i difensori degli imputati prestano il consenso? Certo, sono corpi di reato. Quindi c'è il consenso. Quindi il tribunale, sull'accordo tra le parti, dispone in conformità. E allora possiamo a questo punto iniziare l'esame. Sì. Signor Franzese, buongiorno. Avrei la necessità di ripercorrere con lei quelli che sono stati i vari passaggi della sua, chiamiamola, carriera criminale, cioè del suo excursus delittuoso. Cominciamo intanto, se vuole rispondere al se vuole rispondere e illustrare al tribunale se lei ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Sì. Quando è entrato, intanto è stato ritualmente affiliato? Sì. Quando è entrato a far parte ufficialmente dell'organizzazione mafiosa? È il 2006. Si ricorda anche il mese? È giugno. Ci fu una formale, una rituale cerimonia di affiliazione? Sì, sì. Dove avvenne? È a Giardinello, provincia di Palermo. Sì, non sia così telegrafico, signor Franzese, che mi costringe a fare domande più incalzanti. Se vuole dire dove è avvenuto, chi era presente, lei insomma ormai è già stato interrogato su questo punto, quindi... Sì, sì. Pensavo che andavamo punto per punto. No, eravamo presenti io, Tonino Lonigro, Andrea Adamo, Salvatore Lopiccolo e Sandro Lopiccolo. E come ho spiegato, mi ha accompagnato Tonino Lonigro, sì, con una motocicletta, sì, fino a lì, a Dinello. Poi vicino a Giardinello, diciamo, abbiamo incontrato a Vito Palazzolo con un'altra moto che ci ha fatto il segnale dove dovevamo entrare in questa villetta, però lui non entrò. All'interno già gli altri erano già arrivati, erano già lì, lo piccolo. Andrea Adamo, che era da poco latitante, sì. Tonino Lonigro aveva approfittato pure di portargli
qualche indumento, perché appunto era da poco latitante. E io ero andato sì, per portargli un orologio. Veramente io gliel'avevo dato a Tonino Lonigro, per Sandro, solo che poi lui mi disse non me lo dare, perché insomma, mi fece capire che molto probabilmente mi ci accompagnava. Poi una volta arrivato lì, nel frattempo era fissato già da un poco questo appuntamento per portarci questo orologio, solo che era successo l'operazione Gotha e avevano qualche giorno prima, proprio uno o due giorni prima, avevano arrestato a Tuttuccio Davi, quindi all'occasione comunque io mi trovavo con loro per l'orologio, e con l'occasione diciamo c'è stato questo motivo di affiliazione. Signor Francese, lei ha fatto il nome prima di Tuttuccio Davi, chi è? Era il reggente fino a quel di Partanamondello, fino a quel momento, diciamo, dell'arresto dell'operazione Gotha. Ho capito. Lei, quando è stato ritualmente affiliato, appunto, le è stata attribuita una carica ufficiale all'interno dell'organizzazione, un ruolo ufficiale? Sì, sì, sì. E qual è stato? Sì, sì, come sì, sì, a prendere il posto suo, praticamente referente per la zona di Partanamondello. Quindi in sostituzione di Salvatore Davi, che nel frattempo era arrestato? Sì, nel frattempo era stato arrestato. Va bene. Poi lei ha fatto riferimento ad un orologio che doveva consegnare a Sandro, però non ha specificato il cognome, di chi si tratta? Lo Piccolo. Lei ha avuto anche un padrino in questa cerimonia di affidazione, cioè una persona che formalmente sì, sì, la presentava, e chi era? Sì, lui, Sandro Lo Piccolo. Sandro Lo Piccolo, benissimo. Senta, prima di questa cerimonia rituale, di questa affidazione ufficiale, lei già orbitava nell'ambito dell'organizzazione criminale? No, sì. Diciamo, dagli anni Ottanta in poi sì, sono stato sempre così, naturalmente gradatamente, comunque così, naturalmente gradatamente, comunque partendo così insomma da un po' vicino, diciamo, fino a essere più organico, diciamo. Chi è stata la persona che l'ha avvicinata all'organizzazione? Negli anni Ottanta era successo che praticamente io con Bruno Giuseppe così facevamo, avevamo le veste, così facevamo un po' come i ragazzi, no? Un po' di baldore, e facciamo pure qualche reato. E all'epoca ci aveva chiamato Giovanni Simano di Partanna, quello più giovane, che lui era vicino, diciamo, a Saro Riccobono, e per rimproverarci che noi facevamo tutte queste cose, insomma, spaventavamo pure un po' la gente con queste vespe cose. E noi abbiamo detto che comunque non facevamo niente nel quartiere di male, di rubare queste cose. Poi a casa, dopo un poco, a casa di, nell'81 così, a casa di Bruno Giuseppe, in una perquisizione, trovarono delle armi, e allora ci hanno arrestato, e pure a me, perché io ero frequentatore di Bruno Giuseppe. E allora io appena uscito, ero minorenne, quindi appena uscito presto, diciamo, ho pensato bene di andare a cercare subito il Cusimano, per spiegare un poco questa situazione, che non è che noi con queste armi facessimo questa, insomma, ci parlai perché lo incontrai a D'Angelo Gianni, che eravamo amici, e mi ha fatto incontrare un Cusimano che era latitante, e niente, lui disse che intenzione avevo di lavorare, continuare a fare queste cose così, diciamo, delinquere. Ho detto no, io onestamente già mi basta, vorrei lavorare.
E lui mi ha detto, dice, allora lunedì mattina sale in cantiere da me, che lui aveva dei cantieri dell'edilizia, e lavora con me. E cominciai così a lavorare come operaio. Poi a 18 anni, diciamo, poi presi la patente e ogni tanto cominciai a portargli la macchina a Cusimano Giovanni. E così cominciai. Allora, signor Francese, per identificare meglio i soggetti di cui lei ha appena parlato, cominciamo da Giovanni Cusimano. Lei ha detto di Partanna. Ricorda qualche altro elemento identificativo, tipo dato di nascita o soprannome? Sì, mi sembra 47. Il soprannome era C'è. C'è, perfetto. C'è. Poi, un'altra domanda che volevo farle, se lei ha anche parlato di Bruno Giuseppe. Intanto, se appunto può darci qualche altra indicazione su Bruno Giuseppe per identificarlo. Sì, siamo stati. Lui è 2 anni più grande di me, mi sa che del 62. Comunque lui eravamo sia coimputati in questa vicenda che lei stavo raccontando, sì, e poi in un'altra vicenda dell'87, un porto d'armi, e poi nel 98 nel San Lorenzo 1. Questa persona ha un soprannome, è nota con un soprannome, questo Bruno Giuseppe? Sì, lui è anche, diciamo, la sua famiglia, Castagna. Perfetto. E questa persona fa pure parte dell'organizzazione mafiosa? Sì, sì. E con che ruolo? È stato anche il reggente nel fine 96 fino all'arresto nel 98, però sempre vicino, anche da prima era come me vicino. Reggente di quale famiglia? Sempre di Partanna Mondello, sempre di Partanna Mondello. Durante questo primo o dopo la reggenza di Davì? No, siamo fino al 98, fino al San Lorenzo. No, nel periodo di Davì, sì. Diciamo, lui era vicino a Davì. Stiamo parlando fino al Gotha, fino al 2006. Sì. Va bene. Poi ha parlato di Gianni D'Angelo. Sì, è una persona, si presume, scomparso, almeno per Lupara Bianca. Era... sì, qualche anno pure più grande di me. Era a quel tempo che le dico io, gli portava la macchina a Giovanni Cusimano. Poi, insomma, anche lui diventò sempre più organico fino ad assumere anche la reggenza di Partanna Mondello nel periodo della detenzione di Giovanni Cusimano. Senta, sempre di Partanna. Intanto lei ha detto è scomparso, si presume per Lupara Bianca, ricorda in che anno è scomparso Gianni D'Angelo? La fine 92. Poi lei dice si presume, ma lei con qualcuno dell'organizzazione ha mai parlato della scomparsa di Gianni D'Angelo, di quali potessero essere i motivi della scomparsa, se effettivamente fosse di matrice mafiosa questa scomparsa? Sì, diciamo, in effetti quando è scomparso, così l'aveva accennato a Giovanni Cusimano, però Giovanni Cusimano poco tempo è rimasto libero, perché l'hanno arrestato, cioè, una battuta abbiamo scambiato, perché l'hanno arrestato per il processo Lima. E quindi, diciamo, non abbiamo parlato vero e proprio. E altri personaggi, per esempio, è successo in quel periodo Giuseppe Sensale, che ha una cava a Capaci. Diciamo che così mi vide e mi disse: ah, ma l'hai saputo che l'hanno portato col lampeggiante, hanno visto, forse erano dei poliziotti. Allora io dissi sì, perché avevo paura pure di parlarne, che i sospetti invece erano per altri. E proprio per questo, diciamo, io non ne ho mai chiesto a nessuno, un po' anche perché magari uno pensava che eravamo amici, magari pensava che uno si va informando per sapere chi erano i colpevoli.
Invece una volta che mi trovavo con Salvatore Lo Piccolo e Sandro Lo Piccolo, fu lui Salvatore stesso Lo Piccolo ad esternare il suo pensiero in proposito. Salvatore? Sì. E che cosa disse Salvatore Lo Piccolo in proposito? Ah, siccome stavamo parlando che Bruno Giuseppe aveva raccontato una faccenda risalente a quando eravamo ragazzi con Gianni D'Angelo, e premesso che Gianni D'Angelo abitava in una villa quadrifamiliare dove c'era pure Felice Orlando, Gino Ficarotta e Giovanni Cusimano. Però nella parte di Giovanni Cusimano ci abitava il nipote Lino Spina. Comunque, allora Felice Orlando all'epoca non andava molto d'accordo con Gianni D'Angelo, e allora diciamo che un po' lo osservava, insomma, così, come si dice, per vedere, insomma, magari anche qualche neo, qualche difetto, sì. Comunque e vide che capitò una sera, due sere, insomma, noi in terrazza facevamo una giocata, io, lui, Gianni D'Angelo e qualche altro ragazzo così, però che è al di fuori di ogni cosa, e giocavamo a carte, e ci fu l'occasione di fare una canna, così, diciamo, uno spinello, no? Perché Gianni D'Angelo ogni tanto si faceva uno spinello, e mi ci trovai pure io in questa situazione. Allora, questo fatto a distanza, siccome Felice Orlando era compare con Giuseppe Bruno, ora a distanza di anni, siccome Bruno, non lo so, magari aveva interesse di ritornare in auge a parte la Mondella, insomma, mi voleva un po' oscurare, insomma, la mia persona, allora racconto, ero piccolo, che nel mio passato, insieme a Gianni D'Angelo, c'era questo fatto di questo spinello, uno, due spinelli, non so ora di preciso com'è. E allora io in quell'occasione spiegai, e Lo Piccolo, sì, è vero, ma è una cosa antica, eravamo proprio ragazzini, proprio una cosa che non ha senso, così. E comunque da questa frase il Salvatore Lo Piccolo disse che aveva capito adesso anche il motivo della sparizione del Gianni D'Angelo. Perché sicuramente disse che Salvatore Biondino, che diciamo l'aveva affiliato, era stato il padrino, e diciamo magari anche non con l'accordo di tutti al 100%, ma che se ne assunse la responsabilità di questa affiliazione, dopo l'omicidio Lima, ed erano uscite queste voci da Felice, così, insomma, per essere, insomma, un po' cauto, non so quale motivo, bene, per levare questa pecca, insomma, comunque fu anche questo uno dei motivi di mancanza di fiducia, se potesse un domani essere a conoscenza di tutti questo fatto e lo hanno eliminato per questo. Scusi se la interrompo, signor Francese, per capire un attimo meglio. Quindi lei ebbe modo di parlare della scomparsa di Gianni D'Angelo quando, con Salvatore Lo Piccolo, quando si fece riferimento a questo suo asserito passato uso di sostanze stupefacenti? Sì, si parlava di uno spinello, e io dissi, in quell'occasione dissi, sì, in effetti Gianni D'Angelo li faceva ogni tanto, mi chiamava a me e mi diceva, che fa, ma vai a comprare un po' di fumo, e capitai, io tra l'altro non fumavo neanche sigarette, facevo sport, però una volta che mi capitai lì di essere in questa compagnia, capitai, sì, ho ammesso che di avergli dato, insomma, due tiri, e tiri pure io, insomma, però il punto non ero io lì, era che così, diceva Salvatore Lo Piccolo, ha capito il motivo per cui Gianni D'Angelo era stato eliminato. Senta, un'altra domanda, ma come questo uso di sostanze stupefacenti, come poteva pregiudicarla nel suo ingresso all'organizzazione mafiosa? C'era un preciso divieto in proposito? No, non stiamo parlando di me. No, mi scusi, però in quel caso non stavamo parlando di me, cioè di me in generale, però
quello, il commento fu fatto su, su Giovanni D'Angelo. Sì, no, ho capito, Francese, l'unica... No, nel... Aspetti un attimo. Se la, in effetti... Io volevo sapere se questa circostanza, cioè il fatto che lei in passato avesse fumato degli spinelli, fosse stata riferita per metterla in cattiva luce, fosse stata riferita a Bruno Giuseppe, a chi di dovere, per metterla in cattiva luce. Sì, sì, è stato proprio così, perché se in effetti uno magari è drogato, è tossicomano, magari io avessi fatto uso di altre sostanze o più frequentemente, certamente mi avrebbe messo in cattivo. Ma siccome poi la verità che era stata una volta così, insomma, che se n'era accorto Felice, cioè non ero uso, non sono uso di queste sostanze, quindi diciamo la cosa si chiarì. E poi c'erano state altre circostanze che hanno permesso di capire che Bruno Giuseppe, insomma, lo faceva di proposito a mettere un po' zizzania con tutti. Quindi sì, diciamo la cosa era palese. Su questo punto sicuramente ci ritorneremo. Tornando invece a lei, una volta che è stato affiliato e assunto il ruolo di reggente della famiglia di Partanna, lei di che cosa si è occupato? Quali sì. sono state le sue mansioni? Quali erano le persone di cui si è avvalso? Sì, diciamo, mi hanno dato un promemoria, diciamo, dove c'erano le persone, gli esercenti che già pagavano al Totuccio David, diciamo, al mio precedente, e delle persone invece che erano in carcere e avevano un sussidio, diciamo così, una mesata si dice in siciliano. Però questo fa un momento, sia più chiaro. Si fermi un momento. Lei ha detto mi hanno dato un elenco. Chi le ha dato questo elenco? E che cosa intende quando Sandro... dice, mi faccia finire, e che cosa intende quando dice un elenco di persone che pagavano? Sia più chiaro. Allora era un elenco dove c'erano degli esercizi commerciali che si parla di pizzo, pagavano in siciliano il pizzo, diciamo un'estorsione, questo qua. E praticamente questi erano quelli soliti pagare, poi naturalmente quelli che erano occasionali per dei lavori non c'erano in questa lista, o quantomeno non l'avevo io del tutto. E invece per quanto riguarda le mesate era una somma di denaro che veniva sempre da questo ricavato, da questa estorsione, veniva diviso per le persone dell'organizzazione che si trovavano attualmente in carcere. Questo elenco chi glielo aveva dato? Sandro Lopicco. Sì. A proposito di questo, lei ha ricevuto l'elenco contestualmente alla sua affiliazione o qualche tempo dopo? Non mi ricordo se era proprio lo stesso giorno, non credo, forse qualche giorno dopo l'ho ricevuto. Va bene, poi un'altra domanda le voglio fare, con riferimento alle persone che pagavano il pizzo, lei ha detto... No, le stavo... Sì, prego. Le stavo finendo di dire che poi come persona, ne abbiamo parlato assieme, da mettermi vicino, diciamo c'era Nino Mancuso che già operava con Totuccio David e sapeva anche molte cose, quindi poteva darmi anche delle notizie. E poi siccome... altre persone che erano assieme a lui, appunto era Bruno Giuseppe, però con Bruno Giuseppe insomma non, in quel periodo non... Perciò diciamo che l'unica persona all'inizio fu Nino Mancuso, al quale poi io detti tutta questa documentazione perché diciamo, mi era arrivato un mandato di cattura ed ero latitante e quindi diciamo, consegnai cassa e tutte cose a lui, a Nino Mancuso per fare lui, insomma, al posto mio, quello che doveva gestire. Le è mai stato detto per quale motivo, dopo l'arresto di Totuccio David, fu scelto lei
e non appunto Nino Mancuso o Bruno Giuseppe, che appunto collaboravano comunque con Totuccio Davì per assurgere a questo ruolo di reggente? Durante la reggenza di Totuccio Davì c'erano state delle incomprensioni, perché diciamo che come mentalità, come modo di fare, modus operandi, diciamo il Totuccio Davì è molto simile, diciamo, seguiva la linea di Salvatore Lopicco, mentre il figlio Sandro, diciamo, aveva una mentalità comunque più elastica, più... E io in alcuni casi, tramite il Sandro Lopicco per corrispondenza, mi aveva fatto interessare, insomma, per delle tipo brutte figure, insomma, che si erano fatte. E siccome in alcune brutte figure c'era pure appunto Bruno Giuseppe, diciamo Nino Mancuso relativamente, perché non aveva una grossa voce in capitolo. E quindi per questo su Bruno Giuseppe c'erano molte lamentele sull'operato di Davì e di Bruno Giuseppe, diciamo, da parte anche di altri uomini d'onore di altre zone, di altre cose. Comunque il Bruno Giuseppe comunque non è più scartato, poi lui continuò, dava una mano, come lui della Marinella, dava una mano ad Andrea Gioè per questa questione di Marinella, Tommaso Natale, così. Quindi aveva un incarico magari diverso, ma l'ha avuto lo stesso l'incarico, meno di responsabilità, però l'ha avuto. Ho capito, allora ci sono alcuni punti che lei adesso ha indicato che vorrei un attimo approfondire con lei e chiarire. Il primo punto, lei parla di questa diversità di linea, di comportamento fra Salvatore Lopiccolo e Sandro Lopiccolo, diversa mentalità. Vuole specificare in che cosa si concretizzava questa diversa mentalità nella gestione dell'organizzazione? No, almeno per quanto mi riguarda, solo per la, cioè dei fatti solo nella zona di Partanna Mondello c'erano stati il Totuccio Davì come un fare dell'estorsione a tappeto, e un po' tutte le persone anche occasionali, che impresari che venivano a lavorare, ed era successo comunque che lui comunque aveva carta bianca, faceva quello che voleva, e si vantava anche dal fatto perché era il compare di Salvatore Lopicco. E con Sandro Lopicco ne abbiamo parlato, perché alcune volte queste imprese che loro gli facevano anche del danno erano vicine, legate a delle altre persone di altre zone, e il Sandro Lopicco ci teneva a non fare brutte figure con queste persone che conosceva, e quindi a cercare di mediare la cosa. E l'aveva fatto tramite me, perché diciamo Totuccio Davì era un poco difficile come carattere, insomma, insisteva in queste estorsioni, queste cose, no? E quindi in alcune occasioni è successo così, tipo al Country, con Giancarlo Sedi, in alcune occasioni che ho parlato. Va bene, mi ha detto pure, con riferimento a Bruno Giuseppe, che comunque ebbe una responsabilità nella zona della Marinella, quindi un incarico sicuramente meno di responsabilità minore a quello di reggente della famiglia di Partanna, però comunque di una qualche responsabilità. Io vorrei sapere da lei se la Marinella come territorio rientra nel territorio di un'altra famiglia, di un altro mandamento, se vuole specificare questo come organigramma mafioso. No, il mandamento è lo stesso, però la famiglia era di Tommaso Natale, speravo. Lui si vedeva con Andrea Gioè, con questo. Ho capito. Poi diciamo a questo punto lei, arriviamo all'ultima fase, cioè la fase del suo arresto. Lei quando è stato arrestato? Il 2 agosto 2007. Il 2 agosto, quindi dello stesso anno o dell'anno successivo? Rispetto all'affiliazione. Dell'affiliazione è stato... No, l'affiliazione è nel 2006. Bene. E l'arresto è 2 agosto 2007. Quando lei è stato arrestato, era latitante con riferimento a che cosa? Quale titolo di reato? Quale procedimento?
è un ripristino di una custodia cautelare tribunale di Messina per una pena alta all'ergastolo. E questo processo aveva avuto una sentenza favorevole della Cassazione e la scarcerazione dal Tribunale della Libertà. Poi naturalmente è un processo che è durato 14 anni, 11 anni, il primo grado si è concluso proprio nel 2006 con questa sentenza appunto di colpevolezza. E per la pena alta il Tribunale ha chiesto un ripristino della custodia cautelare. Ho capito. Quindi prima ancora che venisse eseguito lei si è dato latitante? Sì, sì, sì. Sì, no, no, fino alla mattina io ho firmato regolarmente il registro dei vigilati speciali, poi la sera quando sono uscito dalla Camera di Consiglio, onestamente aspettavo un verdetto diverso, però in quel momento sì, me ne sono andato, mi sono reso irreperibile. Attualmente è pendente in appello questo processo? Sì, mi sembra che... non so se l'hanno già fissato, non so se l'hanno fissato già. Quali sono le ragioni che l'hanno determinata a collaborare con la giustizia? Ma diciamo che comunque nell'ultimo in questo periodo di latitanza era un po' diverso da tutta la mia vita vissuta. A parte che anche quando ero vicino a Cusimano, era un po' diverso l'ambiente. In questo periodo, io quando ero libero vedevo delle situazioni un po' scomode, così insomma anche con Davì l'ho visto, Tuccio Davì, mi sono allontanato, sempre permettendo che non avevo la sorveglianza. In un periodo sono stato a Roma, in un altro periodo, ora ultimo, sono stato in Spagna, però quando purtroppo avevo la sorveglianza, la vigilanza, dovevo stare a Palermo. E comunque nella latitanza è un po' brutta. E poi l'idea anch'io che mi ero fatto erroneamente in ogni caso era tutta diversa, perché anche le persone erano cambiate dopo il Gota, dopo quel famoso quell'inchiesta in cui c'erano fuori delle intercettazioni, c'era una specie di cambiamento in corso, era cambiato tutto l'ambiente in peggio naturalmente, ma da latitante non si può fare niente. Anche consegnarsi è pure visto, cioè qualsiasi cosa. Comunque l'unico appiglio era questo, per uscirne completamente. Cioè l'unico modo per uscire da questo ambiente era collaborare con la giustizia? Sì, perché anche a me è capitato, uno può stare anche in carcere, può uscire, può entrare, però alla fine quando sei fuori devi sempre metterti a disposizione, o anche che vai per un periodo come è successo a me, all'estero, però tramite la sorveglianza o la vigilanza poi ti riportano a Palermo, quindi sei sempre non esci se non fai un passo di questo. Senta, quando lei ha cominciato a collaborare con la giustizia si è accusato di quali delitti? Genericamente, naturalmente, quale genere di delitti? Di quello che abbiamo parlato, questo fatto di riguardante l'estorsione, di questo come avvenivano in questo territorio, e chi altri li facevano, e che più che altro era questa reggenza, questo periodo di reggenza. Ma si tratta di delitti per i quali lei ancora non era formalmente indagato, non era in stato di custodia cautelare? No, niente, non avevo niente di queste cose. Va bene. Poi vorrei chiarire con lei un altro punto. Lei prima ha fatto riferimento a soggetti che pagavano appunto normalmente, regolarmente
l'estorsione, il pizzo, e si trattava, da quello che ho capito, di esercizi commerciali. Poi ha parlato di lavori o soggetti che pagavano una tantum. Vuole spiegare qual è la differenza, cioè come funzionavano le estorsioni sui lavori? Sui lavori molto spesso queste persone trovavano, non so, un amicizio, qualche cosa, comunque arrivavano direttamente a poter mettersi d'accordo, diciamo, con il piccolo direttamente, specialmente nei lavori anche pubblici e anche ville private, residenze. E invece alle volte queste persone, sempre prima di cominciare il lavoro, potevano contattare qualcuno sul posto se conoscevano, o se non contattavano nessuno, magari se ci faceva un piccolo segnale, una cosa, diciamo, che non dava tanto nell'occhio, ma che potesse ricordargli, tra virgolette, di cercare qualcuno, insomma, prima di cominciare. Questo, ma avveniva comunque regolarmente questo fatto. Ecco, quando parliamo di lavori, anche lavori pubblici, quindi di che tipo di cantieri stiamo parlando? Piccoli cantieri, grandi cantieri? Sì, tutto. Tutto, quindi anche ristrutturazione di edifici, di palazzine, appartamenti? Ma ristrutturazione, però non un bagno, questo no, una piccola faccia, questo no. Diciamo, se è una ristrutturazione totale, cioè un lavoro, diciamo, anche di un'entità. Almeno questo è quello che facevo io. Nella precedenza, in precedenza invece Totuccio Davia andava più su tutto. No, io, diciamo, su un lavoro almeno, cioè non su tutti i lavori. Quindi cantieri visibili all'esterno, diciamo, riconoscibili come lavori in corso? Sì, alle volte giravano pure delle persone per vedere se notavano anche in strade poco frequentate dei cantieri aperti, tipo Nino Nucci, qualche ragazzo a lui vicino, giravano per le strade poco frequentate. Ho capito. Un'altra domanda che volevo farle è questa: quando c'erano appunto questi cantieri, questi lavori, lei ha detto venivano, se non si attivavano di loro iniziativa i titolari, i responsabili dei cantieri, si faceva loro un piccolo segnale. Che cosa intende per segnale? Cioè, almeno nella zona di Partanna Mondello non si è mai fatto un danno almeno durante quello che mi risulta a me, di incendiare o di distruggere qualche attività, non si è mai fatto. Si faceva un piccolo segnale che poteva essere una catena col catenaccio nel cancello, oppure anche solo il catenaccio, o mettere dell'attacco, cioè delle cose che non facessero danno, però che si capisse. Mentre invece, sempre anche in precedenza, altre persone vicino al Davì facevano, oltre il danno, facevano pure tipo croci, con queste cose, diciamo, non venivano più fatte queste cose. Ha detto mettere l'attacco nei lucchetti, intende? Sì, però sempre di cantiere parliamo, perché i negozianti, quelli che pagavano, pagavano, quelli che non pagavano non si ci chiedeva niente. Senta, per quello che è il territorio di sua pertinenza, e se lo sa anche per quanto riguarda gli altri, oltre all'imposizione del pizzo, del pagamento quindi di una somma di denaro in una o più tranche, era prevista anche l'imposizione di altro? Sì, si poteva fare o forniture o mettere degli impiegati, diciamo, delle assunzioni, ma insomma dipende
se erano per esempio lavori abbastanza grandi, si poteva anche imporre una specie di subappalto, diciamo un lavoro a misura, tipo carpenteria, tipo queste. Sì, si potevano fare tanti tipi di cose. Ecco, no, lei una volta a me me l'ha spiegata bene questa differenza, cioè quando Cosa Nostra imponeva il lavoro, la fornitura oppure il pizzo, cioè no, se le due cose sono contestuali oppure in sostituzione l'una dell'altra. Se lo vuole spiegare bene, per favore. Sì. Parliamo di lavori dell'edilizia. Sì. Che praticamente si può fare se dà il lavoro questo costruttore, non gli si va a chiedere, diciamo, l'estorsione, in questo senso. Sì, quindi se... Se lo dà a fare, diciamo, a una persona che viene indicata dal referente del luogo. Quindi diciamo che sono le due possibilità alternative, cioè o offrire lavoro in termini di impiego, di posti di lavoro, oppure fornire lavoro in subappalto a ditte di trasporto. Se vuole spiegare bene questo punto, mi interessa. Sì, no, ma non è detto che siano alternative, perché in grossi lavori fanno tutte e due le cose, fanno sia... per esempio nei lavori pubblici, sia un'estorsione in base all'aggiudicazione e anche il nolo a freddo, i mezzi, insomma, o il subappalto. Possono andare anche tutte e due assieme le cose. Va bene, poi un ultimo punto che vorrei chiarire con lei prima di passare proprio all'oggetto del specifico dell'odierno procedimento. Quando lei ha iniziato la sua latitanza, si è avvalso della collaborazione di qualcun altro, oltre a Nino Mancuso, per proprio svolgere questo ruolo di reggente della famiglia di Partan? Sì, Nino Nuccio. Senta, nella documentazione che le è stata sequestrata, e nella documentazione, parte della documentazione che è stata sequestrata nel covo di Giardinello, si fa riferimento ad entrambi, si fa riferimento appunto sempre a Nino. Lei come identificava Nino Nuccio rispetto Pizza. A Nino Mancuso? Quindi Nino Nuccio aveva come pseudonimo Pizza e Nino Mancuso ne aveva un altro? Partanno scrive. Va bene. Senta, passando adesso le questioni appunto che riguardano più specificamente l'oggetto dell'odierno procedimento, noi abbiamo fatto arrivare lì al sito riservato della documentazione che le è stata sequestrata e in particolar modo chiamiamoli pizzini, chiediamo appunto al cancelliere di esibirle così... vediamo se lei può darci delle indicazioni e spiegarceli. Sì. Si tratta degli allegati al verbale di sequestro che è stato oggi acquisito? Sì, due bigliettini. Allora, intanto le volevo chiedere, questi due bigliettini, la calligrafia di questi due bigliettini è la sua o è di un'altra persona? Sì, questa è la mia. Sì, l'ho copiata questa qua, sì. Sente, da dove l'ha copiato? Era un... questa è stata una compravendita, diciamo, curata, in siciliano diciamo una sensaleria, una mediazione immobiliare. Era stata curata da Totuccio Davì. Non so precisamente, diciamo, era una grossa proprietà, non so precisamente perché io sono subentrato dopo e c'erano dei soldi appunto di sensaleria, come si dice in siciliano, da dividere, diciamo un utile da questa sensaleria. Senta, mi interessa intanto chiarire un punto. Lei ha detto che ha copiato questo biglietto
Da cosa l'ha copiato? Da un altro biglietto a sua volta? Sì, 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 sì. E si ricorda chi le aveva dato l'altro biglietto? No, con Sandro Lo Piccolo sì, ne abbiamo parlato. Sì, praticamente mi disse questa era questa cifra e da questa cifra bisognava dividerla fra delle persone. Poi una cifra che era subito disponibile e di farla avere a Totuccio Davì perché in quel momento appunto era stato arrestato e aveva bisogno e io tramite Nino Mancuso gli dissi di farla avere e infatti c'è scritto ok e poi aspetti siccome un attimo, era una cifra piccola e c'era la... Aspetti francese, un'altra cosa. Lei ha parlato di una sensaleria, un'intermediazione di Totuccio Davì e quindi sembrerebbe, per come l'ha descritta lei, un introito economico lecito, di natura lecita. È così? No, non è proprio, non è così. E lo spieghi bene, signor Francesco? Diciamo che un'estorsione vista come sensaleria, cioè un'estorsione per una persona che ha venduto una proprietà e quindi in base a una cifra forte evidentemente che ha ricevuto ha uscito insomma questa cifra, ecco, in forma di estorsione. Ci dica che cosa avvenne in concreto. Sì. In concreto queste persone dovevano avere dei soldi. Chi erano? Aspetti. Chi erano le persone che dovevano avere i soldi? E allora Sandro Lo Piccolo, Salvatore Lo Piccolo, io, Totuccio Davì, Nino Mancuso, Giovanni Cusimano detto il C'è, Ciccio Di Blas, Andrea Bruno, Giuseppe Bruno, Collesano Vincenzo, Collesano Rosario e Giuseppe, noi lo chiamiamo Forno di Partanna, Locascio. Sì. No, io prima di andare avanti, che appunto sono le persone indicate accanto alle cifre, però volevo farle una domanda. Se lei sa quando le è stato dato questo foglietto e quando le sono state date queste indicazioni da Sandro Lo Piccolo, se lei sa Totuccio Davì per conto di chi e a favore di chi fece questa sensaleria, cioè se sa chi è la persona che poi ha dato in concreto questa somma di questa estorsione e camuffata da sensaleria come l'ha indicata lei, sa di che terreno si tratta, sa di che proprietà mi scusi dottoressa, era chiamata Zuppinuzzo, però io scrissi zio Pino, però diciamo Zuppinuzzo era chiamato. Sa se si tratta di dov'era questo terreno che è stato venduto, oggetto della compravendita? No. Quindi no. Si tratta comunque del provento di un'attività svolta da Totuccio Davì? Sì, in favore anche di tutta l'organizzazione. Scusi, ma questo Davì che cosa aveva fatto in concreto per ottenere questi soldi? Aveva saputo che si stava facendo questo affare ed era intervenuto sul padrone perché gli ha fatto l'estorsione. Cosa fece? Era intervenuto come? Ci dica che cosa era avvenuto, quello che sa. No, le parole proprio precise che gli ha detto io non lo so, non ero presente. Però l'estorsione, insomma, la conoscono un po' tutti. Cioè, gli fa capire, insomma, che essendo che ci sono... che si deve pagare un qualche cosa alla mafia. E queste cose a lei... Le parole che ha usato io non le conosco. Quindi lei non era presente? No, non ero presente. E chi gliele ha dette queste cose?
E me la spiegate, Sandro, per dirmi, diciamo, che man mano che andavano entrando questi soldi andavano divisi in questa maniera, però innanzitutto Tottuccio Davì si doveva pensare per lui. E poi c'era una cifra irrisoria che era 1.500 euro che c'erano anche in cassa e si potevano dare a, a Giuseppe Locascio. E io misi gli ok. Senta, adesso gentilmente io vediamo insieme queste cifre, se lei riesce a spiegarmele bene, va bene? Allora, dove, sotto la, la dicitura entrate zio Pino c'è scritto 195 meno 12,5 uguale 182,5. Che cosa sono questo? Soldi, euro, persone? Migliaia di euro. Quindi 195.000 euro meno 12.500 euro? Sì. Mi vuole spiegare 190, se lo sa, 195.000 euro che cosa sono e 12.500 euro che cosa sono, a che cosa si riferiscono queste cifre? Sì, questa cifra iniziale è è una percentuale sul, non so ora di quanto, sulla, su questa transazione, su questa vendita sì. immobiliare. E questo 12,5? Il ricavato dell'organizzazione. 12.000? Erano dei soldi che sì, sì, erano, le avevano già date a, all'epoca a Tottuccio Davì, quindi in effetti i soldi che erano rimanenti erano 182.500 euro. Perfetto. Allora, la prima cifra sono 35.000? Sì. E il riferimento a padre? Sandro Lopiccolo. Sandro Lopiccolo. Quindi padre sta per cosa? Per? Padrino. Padrino, benissimo. Poi, 35.000 zio. 35, sì. Salvatore Lopiccolo. 35.000 figlioccio. Un momento. Io sto seguendo sull'app sì. che è stato acquisito, ma non trovo questa corrispondenza. Non trova il foglietto? Ah sì, ecco. Il foglio dove c'è il numero 3, entrate sì, dove zio Pino. C'è scritto entrate zio Pino. Perfetto, possiamo andare avanti. Francese, e figlioccio chi è? Lei? Io sì, sì. Ma erano per lei personali? Sì, erano 35.000. O per la, la cassa sì, della però, famiglia? Sì, però diciamo, no, erano per me, però che poi in effetti diventarono 25, comunque nell'altro foglio forse ci arriviamo dopo. Sì, poi 40.000 Totò, ok. 40, Tottuccio Davì, Tottuccio Davì. Questo ok sono, significava state, qualcosa? Le ho dati a Nino Mancuso per portargli alla sua famiglia. Perché ogni volta che le vedeva gliele domandava e lui era in carcere, io l'ho, sì, gliel'ho fatte consegnare da Nino Mancuso. Alla famiglia di... Poi 15.000... Aspetti, scusi, la interrompo. La dati alla sua famiglia, qual è la famiglia di Tottuccio Davì? Sì, così mi disse Nino Mancuso. Va bene. 15.000 Nino chi è? È Mancuso. E 10.000 c'è... Giovanni Cusima di Partanna. Io lo so che lei queste cose già prima le ha dette, però adesso lo diciamo nel dettaglio per essere più chiari. 5.000 zio Ciccio. Francesco Di Blasi. Chi è Francesco Di Blasi? Perché fino adesso non ne abbiamo parlato. Aveva avuto la reggenza sempre di Partanna Mondello prima di Tottuccio Davì. E in quel periodo poi era stato arrestato. In quel periodo era arrestato, era detenuto nel periodo in cui è stato redatto questo sì, foglietto. Sì, sì. Poi 2000 sì, 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 sì. 2000 Andrea e 2000 Giuseppe chi sono? Andrea Bruno e Giuseppe Bruno, detti Castagna. Sono fratelli? Sì. E Giuseppe Bruno è quello di cui abbiamo parlato prima, molto vicino a Tottuccio Davì. Sì. Va bene. Poi 1.000 col, 1.000 col. Chi sono?
Sono due fratelli collesano. Adesso... uno si chiama Vincenzo e uno si chiama Rosario, però io già in un interrogatorio questo l'avevo detto. Sì, lo so, signor Francese, però oggi dobbiamo ripetere... Su questo fatto... Aspetti un attimo. No. Aspetti, finiamo solo la lista e poi entriamo nel merito. 1005 ha detto, lo chiamavate Forno e chi era? Giuseppe Locascio. Giuseppe Locascio, bene, torniamo ai due Collesano. Lei lo so che ha già reso interrogatorio sul punto ed è stato ascoltato da un giudice, però oggi dobbiamo ripetere tutto da capo. Sì. No, le stavo dicendo, come mi è stato chiesto, insomma, per la verità, quando il Collesano, che il Rosario non faceva parte di questa associazione, diciamo, era, non è che sapeva che questi soldi gli sarebbero stati dati. Questo volevo precisare, questo di... Sì, ecco, sul punto. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. I Collesano indicati qua sono due, Vincenzo e Rosario. Lei ha detto sono due fratelli. Partiamo da Vincenzo. Lei lo conosce, Collesano Vincenzo? Lo ha frequentato? Sa se apparteneva a Cosa Nostra? Sì. Sì, eravamo amici, diciamo, anche compari, mi ha battezzato la figlia. Sì, era lui, diciamo, un lavoratore, diciamo, per come l'ho conosciuto io. Poi c'è stato un periodo della mia detenzione che lui è stato vicino a Ciccio Di Blasi. Ora non so com'è che sia entrato in contatto, però quando io uscii lo trovai, insomma, che era molto, molto vicino a Ciccio Di Blasi. Quindi stiamo parlando sempre della famiglia di Partana Mondello? Sì, Partana Mondello comprende anche Pallavicino, dove sta il Di Blasi. Ho capito. E anche un po' di Adda, del rione, diciamo, dell'Adda. Invece per quanto riguarda Collesano Rosario, lei ha detto io so che non appartiene all'organizzazione? Sì, diciamo... lui si era interessato per una faccenda di conto Tuccio Davì, un'altra estorsione, diciamo, camuffata, diciamo, da sensaleria, no? Quella che poi non è esistita più questa compravendita, che era di un lotto di terreno destinazione industriale nella zona sempre di Partana Mondello, che era di terreno dei Vernaci. E trovandosi, diciamo, in questa cosa, insomma, che il Totuccio Davì con Bruno, insomma, volevano fare avere questi soldi della sensaleria, no? E allora lui si trovò coinvolto, Rosario, in questa faccenda, perché il Totuccio Davì non vedeva tanto di buon occhio Lenzo Collesano e anche Bruno, insomma, è l'unica persona che aveva le stesse amicizie di Enzo Collesano, era Rosario, che sono fratelli, e con Rosario è amico intimo di Bruno Giuseppe. E quindi così si arrivò a Rosario, per farlo interessare anche in questa compravendita. Senta, mi sa dire a che titolo questi soldi venivano distribuiti fra queste persone? Cioè, i soldi di cui abbiamo parlato con questa distribuzione che abbiamo appena detto, quali erano i criteri per i quali venivano dati a queste persone questi soldi e non ad altri, per esempio? Questi soldi, no, guardi, non manca nessuno in questa lista, manca solo il Porcelli Antonino. E l'abbiamo anche commentato il motivo per cui, poi non manca nessuno dei mafiosi di Partana Mondello. Oh, quindi sono gli appartenenti, venivano distribuite queste somme fra gli appartenenti alla famiglia di Partana? Sì, c'è opposizione però, Presidente, alla domanda fatta in questo modo.
Sotto questo profilo la difesa prospetta che la domanda sia suggestiva, in effetti. Allora ritorno indietro, la riformulo sulla base di quello che ha detto il signor Franzese. Franzese ha risposto a una mia domanda dicendo: non manca nessuno degli appartenenti alla famiglia mafiosa. Quindi quale famiglia si riferisce? Ha detto di Partanna. Io allora voglio capire questo, per cui la distribuzione è avvenuta nei confronti degli appartenenti alla famiglia mafiosa? Allora, come appartenenti alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello o detenuti o liberi, manca solo Porcelli Antonino, e poi magari le spiego perché non è stato inserito. Il fatto di essere delle cifre diverse dipende dal grado di interessamento nell'affare o dal grado di, in quel momento, di ruolo, di importanza di ruolo. In quel momento però all'interno dell'organizzazione, solo questo cambia la cifra. Sì, allora signor Francese, un ultimo punto. Lei però mi ha detto che il collesano Rosario non apparteneva alla famiglia di Partanna, a differenza di suo fratello Vincenzo. Sì, però siccome... Aspetti, mi ha anche detto... aspetti un attimo, mi ha anche detto che lui, questo collesano Rosario, è stato coinvolto in un altro... episodio di sensaleria che riguarda il terreno Vernaci. Ora io le domando, lei sa allora per quale motivo questa cifra di 1.000 euro era prevista anche per Collesano Rosario? Sì, perché appunto si è trovato in carcere e magari cioè un aiuto si ci dava lo stesso, un piccolo aiutino, un regalino. Va bene. Anche per fare quadrare poi la cifra. Senta, si trovava in carcere per quale, lei lo sa per quale motivo? Mi sembra per non so se era associazione o concorso in associazione. Mafiosa. Sì, mafiosa. Va bene. L'ultimo punto, quello di Porcelli che lei mi ha anticipato. Perché Porcelli non era stato ricompreso in questa lista? All'inizio se l'erano dimenticato, però siccome non ne sapeva niente, non era tanto importante, anche perché diciamo un pensiero di Sandro era che insomma c'era una cosa antica, un piccolo cosa che lui aveva frequentato un poco Felice Orlando, c'era un piccolo, comunque ormai che se l'erano dimenticato. Visto che non lo sapeva, non era stato inserito. Bisognava rifare tutti i conti, le divisioni, non è stato più inserito. Ho capito. Senta, queste tre cifre, acconto padrino, acconto figlioccio e tutto totò, 25.000, 10.000 e 40.000, me le sa spiegare? Sì, 25.000 le aveva avuti Sandro Lo Piccolo. Un acconto sui 35.000, va diciamo. Bene. Io 10.000 euro, diciamo, era stato, sì, era una cifra presunta, diciamo, da soldi, non lo so, che in diverse occasioni avevo preso, ora non mi ricordo, che avevo comprato delle cose per delle abitazioni dove che stavo latitando, non so, avevo preso dei soldi. E Totò, perché sarebbe Totuccio Davì, diciamo, era stato dato l'intera cifra. Perfetto. Poi, allora, quindi dalla cifra intera iniziale è stata sottratta questa cifra da 182.500 meno 75.000, erano rimasti 107.500 meno i 1.500 di Locascio, 106.000. Va bene. Poi, per quanto riguarda la pagina successiva, il documento della pagina successiva, ce lo vuole spiegare anche questo nel dettaglio? Questo che parte da euro 195.000? Sì. Me lo spieghi, grazie. Questo qua... Sì, praticamente è uguale, si può dire che è uguale. Solo che... non lo so, è scritto forse in maniera diversa, però le cifre sono quelle.
E questi no accanto se li ricorda il motivo? Sì, no, perché appunto questi 10.000 io già ne avevo usufruito. Mm. Poi Nino, che sarebbe Nino Mancuso, sì, aveva avuto 2.500 per spese sue, l'aveva prese dalla casa. Mm. Allora era stato detto no. Poi io gli feci notare, non mi ricordo, parlando con Sandro, cosa che poi alla fine nei conti poi sarebbero avanzati, cioè per quadrare ormai come l'avevamo fatto, ho detto vabbè, ma lasciaglielo ormai. E poi questo no non voleva più. Infatti nella pagina precedente, diciamo che la pagina precedente è successiva, questo che noi stiamo vedendo adesso diciamo non gliel'hanno levati più, poi restano, non c'è più quel no che lei vede adesso. Va bene. Senta, a un certo punto sui 35.000 c'è scritto padrino e pa, invece di zio. Padre. Si riferisce sempre a Salvatore, sì, Lo Piccolo? Sì, sì, sì. Non se lo ricorda di preciso? O... No, ho detto sì, forse non si è sentito. Ah, non l'avevo sentito. Va bene, allora io passerei a questo punto all'esibizione dell'album fotografico. Parliamo dell'album che nel frattempo è arrivato, Occidente 1, datato 21/1/2008. Se il cancelliere per favore lo può esibire al signor Francese. Cominciamo a vedere le foto, lei una per una mi dice se riconosce i soggetti ivi effigiati, e se non li riconosce io le dirò le generalità, e se sentite le generalità le dice qualcosa. Il nome o il cognome? Numero uno, Enzo Collesano. Sì, è la persona di cui abbiamo appena parlato? Sì. Senta, per quanto riguarda questa vicinanza... Sì? No, pensavo di passare al due. No, un ultimo punto. Se per quanto riguarda questa vicinanza a... a Ciccio Di Blasi di cui lei ha parlato prima, lei l'ha potuta, ha detto questa vicinanza è nata questo legame quando lei era detenuto? Sì, prima si conoscevano così, cioè, ma sì, è stato più vicino, diciamo. Ho capito. Sa se Collesano Vincenzo, oltre a Francesco Di Blasi, avesse un legame, un contatto, una conoscenza con altri soggetti appartenenti alla famiglia di Partanna Mondello? No, ma anche a Totuccio Davì lo conosceva, però non è che andasse tanto d'accordo, sempre perché Bruno Giuseppe, insomma, aveva messo un poco di zizzane, così col fratello neanche andava d'accordo. Però ci conoscevamo tutti, cioè anche a Nino Mancuso lo conoscevamo tutti della stessa borgata. Col fratello Rosario di cui parlavamo prima? Sì, neanche col fratello andavamo, però posso dire che ci conosciamo tutti molto bene, siamo della stessa borgata. Sì. Questa testa diretta. Proseguo, vado avanti. No, aspetti, ci penso io. Allora, signor Fadese, le volevo chiedere, lei sa di qualche intervento in attività di natura estorsiva c'è stato da parte di Vincenzo Collesano? Presidente, c'è opposizione alla domanda fatta in questa maniera. Ce lo spiegherà. Perché? E perché? Perché chiede, già qualifica il tipo di intervento che avrebbe fatto Collesano. La domanda, la formula già, citando un episodio, dico non specifico, ma connotato in maniera delittuosa ben precisa.
È evidente che il pubblico ministero si riferisce a fatti concreti, quindi sì, con riferimento a fatti concreti... Se lei sa se ha mai fatto estorsioni Enzo Collesano. E questa domanda implica una qualificazione giuridica di una condotta, in realtà. Quindi a quale condotta si riferisce il pubblico ministero la sua domanda? A quale episodio si riferisce in concreto? Ah, sì, devo dire direttamente l'episodio. Infatti, se ricorda riferimento... certo. Che se sa parlare dell'estorsione nei confronti di Testa Verde e se vuole dire se c'è stato in questa estorsione anche un intervento di Enzo Collesano. Io non credo che sia migliore come formulazione, sì. ma se... In realtà il testo deve rispondere sui fatti, quindi poi la qualificazione giuridica verrà effettuata da tutti noi qui presenti. Quindi con riferimento a questa persona, lei ricorda qualcosa, che sia successo qualcosa? Sì. Prego, signor Francesco. Sì, me lo ricordo. Sì, perché Enzo Collesano aveva di fronte da Testa Verde un magazzino, lui ha una ditta di idraulica, e nel periodo antecedente a me, quando c'era Duduccio Davì, non so come avveniva questa estorsione. Nel periodo invece che era Nino Mancuso, praticamente il Testa Verde li dava a Enzo Collesano, il Mancuso passava dall'officina del Collesano e si prendeva i soldi. Il Mancuso non andava a Testa Verde, passava da Collesano. Sì, un attimo, faccio la domanda. Fino all'arresto del Collesano. Se vuole dire Testa Verde, chi è e se è titolare di un'azienda, di un esercizio commerciale, di che tipo? Diciamo che è una grande gastronomia, insomma, un'attività che, diciamo, insieme a dei fratelli, ora non so tutti quanti sono i fratelli Testa Verde, non so, perché uno se ne è uscito, poi si è aperto un altro ristorante, un altro ha aperto un altro ristorante, ora chi erano rimasti i fratelli non lo so, però diciamo, è un'attività che da molti anni gestiscono a parte a Mondello. Sì, ma in punto di fatto non si è capito che cosa avveniva, quindi il pubblico ministero veda di approfondire. Sì. Dalla risposta non si è capito, non si capisce che cosa in concreto avveniva. Ricominciamo da capo. Allora, c'è questa gastronomia che è a Partanna, me la sa localizzare con esattezza, per favore? Sì, in effetti io ho detto che è proprio di fronte dove Collesano aveva questo magazzino, però è in via Lorenzo Iandolino. Perfetto. Via Lorenzo Iandolino, il numero civico non me lo ricordo. Non c'è e visto. Praticamente che succedeva? Succedeva che, siccome i padroni, no, sono... amici di Enzo Collesano, comunque sono amici un po' di tutti, anche io li conosco, e i soldi li ritirava all'epoca per Francesco Di Blasi, li ritirava Enzo Collesano nel periodo, e anche per Duduccio Davì, nel periodo che a Partanna gestiva Nino Mancuso, io stesso ero a corrente di queste cose, il Testa Verde gli dava questi soldi a Enzo Collesano, il Nino Mancuso passava da questa officina di Enzo Collesano e ritirava i soldi. Va bene, allora la domanda è: questi soldi di che natura è? A che titolo venivano dati? L'estorsione, sì, l'estorsione. No, siccome non possiamo dare la qualificazione giuridica, solo il fatto... Erano i soldi, il pizzo che pagava Testa Verde all'organizzazione mafiosa? Sì. Vabbè. E questo in che periodo avveniva? Fino all'ultimo, quando c'era Nino Manco, fino al mio arresto. No, mi scusi, fino all'arresto di Enzo Collesano. E poi Nino Mancuso ci arrivò con un'altra persona a prendere questi soldi. Ora non so in che modo, fino all'arresto di Enzo Collesano andava così. E lei come le sa queste cose? È perché Nino Nuccio faceva da intermediario fra me e Nino Mancuso. Mi raccontava tutto Nino Nuccio. Andiamo avanti. Sì, poi un altro episodio di cui lei prima ha anticipato alcune particolarità è
la sensaleria per la compravendita del terreno Vernaci. Se vuole dire appunto se questa compravendita è andata a buon fine, chi erano le persone interessate a questa compravendita? Ma fino, diciamo, che io ero fuori, mi sembra che non l'abbiano venduto questo terreno. Poi non lo so se poi in seguito l'hanno venduto. Praticamente a me personalmente mi ha cercato un paio di volte Ciccio D'Alessandro per dirmi che Totuccio Cottuso mi voleva parlare. Sì. E siccome io dal tenore della conversazione, insomma, non ritenne opportuno andarci perché faceva dei nomi di imprenditore del nord, amicizia, cioè, mi sembrava un po' una cosa così, cioè non ritenne opportuno, anche perché gli dissi, ma io non faccio il sensale, non faccio, cioè a me non mi interessa queste cose. E non ci andai. Aspetti, scusi se la interrompo. Chi era questa persona che dal tenore della conversazione non le dava tanta fiducia? Il D'Alessandro o il Gottuso? Totuccio Gottuso. Ah. Gottuso. Sì. Gottuso. Ma non è che l'ha avuta con me la conversazione, l'ha avuta con Ciccio D'Alessandro. Mm. E Ciccio D'Alessandro mi ha spiegato, insomma, perché gli dissi, ma che cosa vuole Gottuso da me? E lui mi spiegò, no, perché ha dei imprenditori, amici di altri mafiosi, cioè non lo so, mi spiegò un sacco di cose che insomma non ci vedevo chiaro e io lasciai andare. Siccome praticamente che è successo? Uno di questi Vernaci nella zona di Partanna Mondello ha un pollaio, vende le uova, e allora io conosco il figlio di quando eravamo a scuola, lo conosco. Un altro dei fratelli alla Marinella ha un bar, e allora questa cosa della Marinella poi venne all'orecchio a Bruno Giuseppe, che appunto perché lui alla Marinella si interessava, quindi questo discorso poi lo gestirono così, che Bruno Giuseppe ha sentito che diciamo, c'era questo interessamento, che loro lo volevano vendere questi Vernaci terreni, poi ne parlò con David. E nello stesso tempo il Gottuso sapeva come, no, sapeva, c'erano delle persone che lui pensava che erano interessate all'acquisto di questo terreno. Insomma, era una cosa un po' così, non so spiegarmi meglio. Senta, signor Francese, e come vennero coinvolti il Colesano Vincenzo e il Colesano Rosario? Ah, perché il Colesano Vincenzo già... sì, perché ho saltato il fatto del Francesco Di Blasi, perché anche nel periodo di Francesco Di Blasi, della reggenza, diciamo, si parlava sempre di questa compravendita, e praticamente il Di Blasi aveva interessato a Enzo Colesano, visto di Partanna, chissà, conosceva questi venditori del terreno, che sono questi Vernaci. Però dopo praticamente l'hanno arrestato, quindi che era successo? Che il Collesano voleva portare avanti il discorso della sensaleria perché aveva avuto l'investitura, diciamo, di questo incarico dalla parte di Francesco Di Blasi, ma in qualità di reggente nuovo il Totuccio David non voleva che lui si interessava, perché l'affare lo dovevano fare lui, e con Bruno Giuseppe indicarono e il Rosario Colesano di poter essere un poco più, cioè di potersi interessare al posto del fratello, insomma le stesse amicizie sfruttare su e giù. Pubblico Ministro, dalle risposte che vengono date è difficile distinguere molto spesso le considerazioni che vengono fatte dal dichiarante dai fatti che vengono riferiti, in relazione ai quali non viene detto come si sono appresi, quindi veda lei di condurre l'esame in maniera più stringente da questo punto sì. di vista. Allora, dottoressa, questi fatti di Collesano Enzo me li ha detti direttamente lui, perché si stava interessando per questa compravendita, ne abbiamo parlato. Io poi ho saputo anche di una discussione nata, io no,
non mi ricordo, ero, non ero libero, non so se ero arrestato o ero in spagnolo, so. Comunque io parlai direttamente anche con il padrone del bar della Marinella, un Bernage, che mi raccontò che c'era stato un po' questo battibecco, chi si voleva interessare uno, si voleva interessare un altro, che addirittura io gli dissi: ma scusa, ma tu c'hai un parente, perché lui aveva un parente che era Matteo La Barbera, fagliela spiegare a loro, perché sembra che qua ci sono tutti avvoltoi che ti vogliono levare il sangue. Fagliela spiegare a loro, a lui, alla Barbera, così ti levi tutti questi, perché sembravano che c'erano tutti questi avvoltoi dietro questa compravendita. I fatti riguardanti questa compravendita io li sapevo perché me lo disse il ciccio d'Alessandro all'inizio. L'ho saputi perché da Enzo Collesano e anche Ciccio Di Blasi si stavano interessando dopo, ma l'ho saputo anche successivamente che l'avevano estromesso a Enzo Collesano perché dovevano gestirla questa cosa il David e il Giuseppe. E in effetti solo in questa parte del Bruno Giuseppe e col David io non sono presente e non so di che cosa hanno parlato quando andavano a discutere questa cosa. Successivamente, nella fase successiva, ne ho parlato invece, come ho detto, con il Bernasci, proprietario del bar, e mi spiegò che c'erano stati questi litigi, queste cose, e io gli consigliai di parlare con il suo parente che era Matteo La Barbera. E basta, e poi altre cose non sono considerazioni, non ne faccio considerazioni mie, non ne so. E signor Frazzese, allora lei adesso ha indicato altri due soggetti di cui non aveva parlato prima, tre, ha parlato di Ciccio D'Alessandro, Francesco Di Blasi, Francesco Gottuso e poi adesso di Matteo La Barbera. Se no, vuole dire chi sono queste tre persone e se appartengono a Cosa Nostra. Guardi, io parlai con Ciccio D'Alessandro, che onestamente non lo so se è ritualmente affiliato, non lo so, perché io non lo ero, quindi in quel momento non ho avuto questa presentazione. È stato sempre vicino a dei soggetti mafiosi, però questo non lo so io se era ritualmente affiliato. E lui mi parlò lui di Totuccio Gottuso, che aveva contatti con altri personaggi mafiosi della zona di Palermo, centrale, non mi ricordo bene, che avevano questi compratori, questo affare per le mani. Poi l'altro nome che le ho detto io è La Barbera, sì, perché era parente. Sì, ma era parente del padrone del bar, e fu così, questa è una cosa mia che gli dissi, ma insomma, se tu ti vuoi levare da tutti questi discorsi che litigano, tipo come avvoltoi su una carcassa, scusa, parlane col tuo parente e te la risolve lui. Glielo dissi così perché così si liberava un po' da tutte queste erronee. Sì, ma dico, era un parente che aveva un qualche ruolo, perché proprio questo parente qua? Magari ne aveva tanti di parenti, perché lei fece il nome di questo parente? No, perché già gli aveva aggiustato una cosa riguardante l'estorsione, una volta che gli hanno fatto del danno a questa gelatina, alla Marinella. Già, diciamo, gliel'aveva risolta queste cose, poi non c'erano andati più a chiedere il pizzo. E lui era figlio del più noto Angelo La Barbera, diciamo mafioso, e lui che era vicino, sì, non so se era stato poi affiliato ritualmente, ma era sì nella famiglia di Passo di Riga, no? Sì, io prima, parlando di Gottuso, erroneamente l'ho chiamato Francesco, si chiama Salvatore effettivamente, come ha detto lei. E, se lo vuole indicare, darci qualche altra indicazione per arrivare ad identificare questo Gottuso di cui sta parlando. Aveva un deposito in via Regione Siciliana di... allora, un nipote che è pure di Partanna, si chiama Mannino, si dedicava a tipo un deposito materiale edile. Lui, mi sembra con la moglie, non so di preciso, lui sempre in questa via
vendevano manufatti di cemento, questi vasi, altre cose, sempre però nell'ambito dell'edilizia. In che zona? Via la Regione Siciliana. Va bene, senta. Almeno penso che si chiami. Sì? No, no, dico, credo che questa via si chiami via Regione Siciliana. Senta, e questa persona è stata arrestata, questo Gottuso di cui sta parlando lei? Che lei sappia. Adesso attualmente non lo so se è arrestata. Mi sembra sì che ha avuto dei guai con la giustizia, però non è che ho seguito questa faccenda, non lo so. Sì, ha avuto dei guai con la giustizia, però non so se... Questi guai con la giustizia sono successivi rispetto all'episodio della segnaleria Vernaci? Non mi ricordo se questi fatti sono proprio risalenti a quando hanno arrestato pure a Rosario con l'esame. Ho capito. Per questa vicenda, o lui aveva altri guai per i fatti suoi e poi non lo so, questo non glielo so dire. Sì, da come l'ha spiegata lei questa per vicenda? Questa vicenda Vernaci si è dipanata nel tempo, me la sa collocare cronologicamente presso a poco, in termini di in che anno può essere accaduto? Ma io che ne sento parlare io personalmente già dal 2003, io che ne sento parlare io. E poi fino all'ultimo, quando loro hanno, c'è stato questo interessamento di Duccio Davia, ancora lui l'hanno arrestato nel 2006, quindi e penso che fino all'ultimo ancora si parlava di queste cose. Senta, lei conosce un'azienda nella zona di Partana che si chiama Adile? Sì, Adile, sì. Adile è un altro posto dove Enzo Collesano in un primo momento, in primo periodo, sempre nel periodo di Francesco Di Blasi, ha riscosso l'estorsione, il pizzo. Poi nel periodo successivo di Tottuccio Davino, no, almeno io non mi risulta, nel periodo di Nino Mancuso ci andava Franco Palumberi a riscuotere il pizzo. Questa circostanza che lei ha appena riferito, cioè che nel periodo antecedente a Davi, quindi il periodo di Blasi, l'estorsione da Adile la riscuoteva Collesano Rosario, lei come la sa? No, lo so perché io in ogni caso io lo frequentavo Enzo Collesano ed ero anche amico comunque di Ciccio Di Blasi, anche se non avevo un ruolo, però ci fu un'occasione che erano nati dei problemi per un altro punto vendita di Adile a Tommaso Natale, no? E allora mi era stato chiesto da Sandro Lo Piccolo come mai prima appunto c'era questo fatto che prendevano i soldi a Partanna Enzo Collesano, diciamo, sempre per Ciccio Di Blasi, però li prendeva anche per Tommaso Natale e poi Ciccio Di Blasi glieli faceva avere. Poi diciamo non ci sono arrivati più questi soldi. E anche avevano arrestato anche Ciccio Di Blasi, quindi non si sapeva un po' il motivo. E io non avevano un bellissimo rapporto, diciamo, Sandro Lo Piccolo con Enzo Collesano. Non l'avevano sempre per il fatto di Totuccio Davi, insomma, e di Bruno Giuseppe. Quindi fui io a chiedere a Collesano Vincenzo questo motivo. E lui mi disse che Adile gli aveva detto che praticamente a Tommaso Natale era quasi fallito, stava chiudendo, quel punto vendita non pagava più, non andava più, stava chiudendo. E quindi rimaneva solo Partanna. E questo è quello che io, così ne sono venuto a conoscenza.
Ho capito, quindi ne ha parlato direttamente con lui. Ma la Dile di cui stiamo parlando di Partanna è l'unico punto vendita Dile a Partanna o ce ne sono altri? No, a Partanna lui ha pure un hobby, non mi ricordo, tipo bricolage, tipo fabbrica delle idee, diciamo, però non è la fabbrica delle idee. Interlinea, è similare. Hobby interlinea si riferisce? No, sì, hobby interlinea, sì. È nella, però ha un altro nome che adesso non ricordo, però è nella stessa strada, via La Iace. Ho capito, quindi l'estorsione la pagava per un solo punto vendita o per tutti e due? Per tutti e due, ma era lo stesso titolare? Va bene. Sì, era un'unica tranche, già era completa. Allora, possiamo passare al, devo dare atto io, Presidente, delle generalità del riconoscimento, del corretto riconoscimento? Qual era la somma che veniva pagata da Adile, lo sa? No, non mi ricordo. Sì, ha detto di aver riconosciuto nella foto numero uno Collesano Vincenzo. Quindi... Sì, no, per dare atto che effettivamente la foto numero uno ritrae Collesano Vincenzo. Il nome mi ha acquisito. Va bene, foto numero 2. Tony Cosimano. Vuole dire chi è Tony Cosimano, come l'ha conosciuto? Tony Cosimano era anche quelle persone vicine a Francesco Di Blasi. Io l'ho conosciuto per motivi di lavoro, perché lui vendeva blocchetti di cemento, diciamo, che li faceva lui stesso in una Edil Pomice, una ditta là da ora, insomma, vicino al cimitero, che fabbrica queste qua. Fabbrica sia blocchetti di cemento e sia altro, i travettini, insomma, materiale sempre per l'edilizia. Io l'ho conosciuto per questo motivo, però sapevo della sua vicinanza, anche perché alle volte che andavo a caricare, molto spesso salutavo a Ciccio Di Blasi, che si trovava lì per fare degli appuntamenti, alle volte c'era Enzo con le, insomma, c'erano il pompiere Giovanni Nios, insomma, c'erano persone tutte vicine a Francesco Di Blasi e si vedevano lì da lui, da Tony Cosimano. Quando lei dice facevano degli appuntamenti, che cosa intende? Si riunivano perché pensavano magari che era un posto sicuro, poi alle volte anche dall'ufficio uscivano e andavano sotto i capannoni all'aperto, cioè un posto per vedersi, per darsi appuntamenti. Anche io mi trovai, diciamo, lì, ma sì, per me era normale, perché io caricavo il materiale, quindi era normale. Lei ha detto che si trattava di persone vicine a Di Blasi, che cosa intende dire con questo termine vicine? Ma io, se no, cioè, credo proprio di esserne sicuro, lo chiamava pure figlioccio, il Ciccio Di Blasi, a Tony Cosimano. Vicine nel senso disponibile, sia per esempio in questo caso per il magazzino, per sfruttarlo per l'unione, o sia per appuntamenti, sia per altri fatti. Signor Francese, diciamo, un attimo... Lei certe volte dà delle cose per scontato, invece qua noi le dobbiamo chiarire con precisione. E quando lei parla di appuntamenti e riunioni, erano riunioni in cui si parlava di bricolage, di lavori, di cose lecite, o si parlava di cose illecite? Ha ragione, no, ha ragione, dottoressa. E si parla sempre di mafia, ha ragione. Scusi, l'ultima parola non abbiamo capito, si parlava? Sempre di mafia, ha ragione, non ho specificato. Va bene, poi... Un momento, e lei come lo sa? Com'è? Perché l'ho detto che io alle volte capitava che ero lì per caricare materiale e mi ci sono visti. Scusi. Ma io riconosco a tutti che erano tutti appartenenti mafiosi. Lei ha detto che queste persone parlavano di mafia e che lei in qualche occasione si è trovato lì perché caricava il materiale. Ma quando lei andava lì partecipava? Sì, 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 sì. Quando lei andava lì a caricare il materiale partecipava alle riunioni di queste persone? Sì, per esempio una volta il
Ciccio Di Blasi mi disse, però si era allontanato il Cusimano, il Tony Cusimano, mi disse che per esempio nella discesa di Valdesi c'era una pizzeria che adesso non ricordo preciso il nome, ora io lo dico, e avevano dato a fuoco il portoncino d'ingresso. E il Ciccio Di Blasi sospettava di Tony Cusimano e me lo ricordo bene, mi disse, siccome Tony Cusimano aveva il vizio che sapeva che pagavano queste persone e lui ne era a conoscenza, pagavano il vizio, andava là e mangiava e non pagava. E allora lui, Ciccio Di Blasi, lasciò detto a questo del vizio, la cascina si chiama, è in altri posti, che quando veniva il Tony Cusimano, che l'avevano visto in precedenza con lui, non lo facevano pagare, lo dovevano invece fare pagare. Allora, in un'ultima occasione che è andato a mangiare lì con parenti, amici, Tony Cusimano, gli portarono il conto e restò, il proprietario se ne è accorto che dalla faccia ci restò male il Tony Cusimano. E quindi quando il Di Blasi gli chiese a questo della cascina di chi sospettava, con chi aveva avuto dei disguidi, questo è la cascina, gli disse, ma io l'unica cosa posso citare questo episodio che ho fatto pagare a Tony Cusimano. E questo me lo disse a me il Di Blasi. Erano queste il tenore delle conversazioni, su per giù si parlava di una cosa, di un'altra. Questo. Sì, posso? E un'altra cosa le volevo chiedere, lei facendo riferimento a questi appuntamenti ha indicato anche un'altra persona di cui prima non avevamo parlato, cioè Giovanni Niosi il pompiere. Giovanni Niosi era persona appartenente all'organizzazione? Sì, ma per la zona di San Lorenzo. Aveva un ruolo di... Però era molto intimo. Sì, aveva in quel periodo, diciamo, una correggenza, perché c'era il buon anno Francesco che era latitante e quindi lui fungeva anche, diciamo, da reggente. E di quale periodo stiamo parlando? Perché lei ha detto in quel periodo, se me lo colloca nel tempo. Dunque, stiamo parlando. Io sono stato in carcere dal 2003 novembre al 1 gennaio 2005. Io guardi, c'è questo anno che insomma spezza un po' i miei ricordi, però io in questo momento penso che è antecedente a questo definitivo che ho fatto, mentre potrebbe essere subito dopo essere uscito, quindi prima del 2005. Quindi ho questo ricordo spezzato, diciamo, da questo anno, però io penso che sia prima dell'entrata per il definitivo, quindi dal 2001 al 2003, prima di questo anno definitivo che ho fatto. Va bene, poi un'altra domanda che le devo fare, lei ha detto facevano le riunioni in questo posto perché lo ritenevano un posto sicuro. Sicuro rispetto a che cosa? E c'erano sempre microspie piazzate dappertutto. E alle volte era difficile trovare un posto, diciamo che... E poi perché è un posto magari che uno va là per comprarsi alcune cose e si vede per caso, insomma. E poi alcune volte anche fuori è qua il contatto. Vabbè, funziona. Prego, presidente. E allora lei ha detto che facevano le riunioni perché era un posto sicuro. Qualcuno le disse che si riunivano in quel posto perché era un posto sicuro? Sì, perché con Ciccio Di Blasi mi incontrai, l'ho detto alcune volte, e tra cui lì, e in un posto vicino Cardillo che fanno l'olio dalle olive, insomma un frantoio, ed era pure da lui ritenuto sicuro.
Glielo disse lui che riteneva quel posto sicuro? Sì, Di Blasio, sì. E chi almeno, le... almeno, diciamo, in quel momento non si pensava che era attenzionato il Cusimano, perché era... Non si credeva che era una persona attenzionato dalle, era pure cacciatore, aveva il porto da, cioè non si credeva che era un attenzionato dalle forze dell'ordine. Questo chi glielo disse? È il Francesco Di Blasis. E chi le parlò delle microspie? Che c'erano molte microspie. Lei ha detto così. Ah, beh. Vabbè, ma quello si sapeva un po' dappertutto, c'era questo pensare che quando uno è attenzionato sotto l'occhio della giustizia, insomma, così, questa era una considerazione che naturalmente uno, persona insomma che non è attenzionato, è facile che non hanno delle microspie. Sì, ma non si capisce se si tratta di una sua considerazione che lei fa in questo momento oppure di una considerazione, sì, considerazione. Mi faccia finire, di una considerazione che le fece qualcun altro. No, no, era una considerazione che si faceva non solo io, si faceva nel pensare che c'erano piazzate dappertutto microspie, era una considerazione, ma non io solo, si parlava di tutti, che ci potessero essere dappertutto, a casa mia, a casa di un altro, a casa di... cioè un po' era una... magari non era vero, però si pensava che c'erano queste microspie. Forse non era vero, però... Andiamo avanti pubblicamente. Sì, signor Francese, con riferimento a Toni Cusimano, oltre al fatto appunto che mettesse a disposizione questo punto vendita, questo ufficio, per degli appuntamenti, delle riunioni, lei sa di altri fatti direttamente attribuibili a Toni Cusimano? No, questo fatto della cascina che mi disse il Francesco Di Blasio. No, poi no, non mi ricordo altre cose, no? Ricorda se ha mai riscosso il pizzo da qualche negoziante o imprenditore? No, io... Allora, lui che lo accompagnasse il Di Blasi, sì, che accompagna infatti in questo della cascina, per questo, che da qualche imprenditore, lui era fornitore di imprenditori, quindi mi risulta di presentazione, sì, di qualche imprenditore, però che poi materialmente ha preso i soldi, ora no, non lo so, non ho le prove certe. Va bene. Io vorrei solo farle una contestazione, perché in un precedente interrogatorio lei ha dichiarato una cosa parzialmente diversa rispetto a quello che ha detto oggi, così magari me la chiarisce meglio. A pagina 15 del verbale, questo per gli avvocati, del 24 gennaio 2008, pagina 15 della trascrizione, lei parlando di Toni Cusimano a un certo punto dice la domanda è di Toni Cusimano in particolare, di Toni Cusimano questo fatto che lui, che so, gli prendeva qualche appuntamento, gli prendeva dei soldi da alcuni commercianti, però non so, o erano costruttori o erano commercianti, cioè, ma qualche cosa di soldi la prendeva. Allora il pubblico ministero le dice, quindi si occupava pure di estorsioni? E lei risponde, sì sì, a livello di soldi, magari nel senso, io non lo so di preciso, ci fu una cosa, cioè non mi ricordo, ma una cosa tipo come se qualcuno gli aveva lasciato dei soldi là per darli allo zio Ciccio o che lui li aveva ritirati. Non lo so, ma ci fu una questione di questo tipo, ma non era il tipo di andare a fare l'estorsione nel senso che andava nei negozi a minacciare. Lei si ricorda di aver reso queste dichiarazioni? Dottoressa... Sì, dottoressa, ha ragione, siccome non ero preciso come allora, non ho ritenuto opportuno adesso di dirlo in questi termini, perché non me lo ricordavo bene neanche allora e adesso non mi sembrava in questa sede di dire la stessa, cioè non ho la precisione sui fatti. Va bene, allora su questo punto nessun'altra domanda e passiamo alla foto numero 3. Eh,
sì, lo conosco, io dico, non mi ricordo adesso, in questo momento, mi sembra di conoscerlo il nome. Non mi ricordo. Ma la persona lei la conosce, la ricorda? Ma mi sembra una persona di carini, però no, non riesco a visualizzare bene, cioè nei ricordi, questo personaggio, il nome di questo. No, non mi ricordo bene. Presidente, posso dare atto delle generalità per sapere se lui le ha mai ascoltate, mai sentite? Presidente, c'è il consenso della difesa alla produzione del verbale reso in sede di indagini preliminari. Va bene. Non viene fatta. Tra l'altro non viene. Per quanto riguarda la mia posizione, tra l'altro non viene. Non devo ricordare l'avvocato Molaco, che è utilizzabile solo per me. No, no. Il problema non è questo, l'ho già detto prima. Non c'è nessuna richiesta allo stato di acquisizione di questo documento. Quindi, avvocato. Quindi è lei che chiede l'acquisizione di questo documento. E io, il pubblico ministero chiede, presta il consenso all'acquisizione del verbale per questa parte con riferimento alla. Gli altri difensori. Sente, io reitero la mia opposizione. Non c'è una utilizzabilità del verbale per questa parte e non per l'altra parte. Il verbale non è utilizzabile ad avviso di questa difesa perché non vi è accordo da parte delle altre difese alla sua acquisizione. Stiamo sentendo il francese proprio per apprendere dalla sua prima voce, dalla sua prima voce. Quindi io reitero la mia opposizione. Il tribunale si riserva. Non vi allontanate che perderemo poco tempo. Ah, si sì, sono alzati. Allora il Tribunale, sciogliendo la riserva, ammette l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Francese, che sarà integralmente utilizzato limitatamente agli imputati per i quali è stato prestato il consenso. Sì. Presidente, per la programmazione del lavoro, siccome sono quasi le due, volevo sapere, per me è ancora molto lungo, è prevista comunque un'altra udienza in cui lo sentiremo anche per il controesame dei difensori, vado avanti ad libitum, appunto, mi rimetto alle valutazioni del Presidente. Era quello che volevo capire per la verità io. Perché io sinceramente, se ci fosse questa opportunità anche, insomma, di spezzarlo e continuare la prossima udienza. Lei di quanto tempo ha bisogno ancora? Io almeno un paio d'ore, perché un paio d'ore. Se siamo arrivati alla foto numero 3, c'è anche un altro album fotografico. Tra l'altro questo mi consentirebbe per la prossima udienza di far arrivare anche l'altro album. E allora arriviamo fino alle 14 e poi arriviamo fino alle 14, va bene. Poi rinvieremo l'udienza. Oh, se non c'è opposizione da parte degli avvocati su questo punto, ma non mi sembra, insomma, anche opposizione a che cosa? L'acquisizione del verbale? No, al fatto di interrompere e continuare l'esame la prossima volta, solo su questo punto. Va bene, allora, la foto numero 4. Andiamo avanti. Sì. Sì. Sì, dottoressa, anche su questo non mi ricordo, è di Carini pure, però non mi ricordo, nell'ambito delle costruzioni lavora, però non ricordo il nome. Allora, all'epoca dei fatti le fu indicato, all'epoca quando lei fu ascoltato, le furono indicate le generalità di questa persona, che io adesso le ricordo, lei mi dice se ha mai sentito queste generalità, a parte quella volta quando è stato interrogato. Si tratta di Altadonna Lorenzo, nato a Carini il 4/10/62. Lei ha mai sentito questo nome o questo cognome? Sì, nell'ambito appunto di lavori di costruzione, però sì, sempre in occasione che ero con Sandro Lopicco, c'era pure Gaspare Polizia, alle volte si parlava loro almeno parlavano di Carini, insomma, di questi lavori, e io ero lì, insomma, partecipo ad ascoltare, anche se non era una zona
non è una zona che io conosco molto, però mi ricordo questo nome, questo personaggio nelle cose di costruzione praticamente, però non so bene di che cosa, va bene, che termine si occupasse di queste cose. Ma lei sa, quando Gaspare Pulizzi o Sandolo Piccolo ha sentito qualche volta che parlavano di questa persona, di questa alta donna, come cose di costruzioni, ha mai, ricorda se si è parlato come di persona che dovesse pagare il pizzo o come di persona vicina? Cioè, qual era il tipo, la qualità del legame, della conoscenza? No, stava facendo, mi sembra, delle lottizzazioni, doveva iniziare un grosso lavoro. No, io non ho sentito la parola pizzo, no, non l'ho sentita, ora non vorrei anche ricordarmi male, ma non l'ho sentita questa parola. Cioè, in termini di costruzione, cioè, sapendo questa lottizzazione, non so, però non per pagamento di pizzo, almeno lo posso escludere. Ma quando appunto, intanto una domanda, lei ha detto, ne ha sentito parlare da Gaspare Pulizzi, da Sandolo Piccolo, anche da Salvatore Lo Piccolo ne ha sentito parlare? Quando c'era Sandro c'era pure suo padre, però non mi ricordo se era intervenuto anche lui, questo non me lo ricordo sinceramente. E un'ultima precisazione. Alle volte era magari nell'altra stanza. Un'ultima precisazione, quando parlavano di persona interessata a delle lottizzazioni, ne parlavano come di una persona che conoscevano, con la quale avevano un qualche contatto, o come persona sì, che sì, dovevano... Sì. Sì, così, no, così, non è, così volevo dire poco, cioè non in termini di estorsione, di danneggiamento, persona conoscente, sì, in questi termini, sì, che... Cioè, bonariamente ne parlavo, non in senso di danni, dico no, questo no. Era conoscente di Gaspare Pulizzi o persona conoscente di Sandolo Piccolo? Guardi, questo non io lo so dire con chi era più... Cioè, questo non lo so, ne parlavano assieme in termini di conoscenza, però se magari con uno dei due avesse più un rapporto più amichevole, questo non io lo so dire. Ma un episodio specifico a proposito di questa lottizzazione lei lo conosce? L'ha sentito? No, non mi ricordo. Allora, non mi ricordo. Per aiutarla, per sollecitarle la memoria, siccome lei nel verbale a cui ho fatto riferimento prima ha detto una cosa parzialmente diversa, adesso le do lettura di quello che dichiarò all'epoca. Il verbale è sempre presidente 24 gennaio 2008, la trascrizione a pagina 20 inizia. Alla domanda del PM com'è che lei collega Lo Piccolo Salvatore a questa alta donna, lei rispose: perché ci fu un discorso che forse avevano preso dei terreni per fare delle costruzioni e poi non furono fatte. Allora le è stato chiesto: ma chi l'aveva preso? Un lotto l'aveva preso uno sicuro, Salvatore Lo Piccolo, ma non solo, che non so se era da lui, ma ci fu una storia con dei lotti che si dovevano fare e non si fecero più, poiché tra l'altro nell'ambiente nostro di lavoro loro costruiscono malissimo, poi costruiscono dal lato monte che è sull'acqua proprio. Ecco, prima che vado avanti, se lei ricorda questo episodio specifico di questo lotto. Sì, non era in quell'occasione. Era in un'altra occasione, sì, in questo caso parlava il Salvatore Lo Piccolo con Gaspare Di Maggio. Sì. Che sì, si parlava di un'altra occasione, non era quella che citavo poco fa. Parlavano in questi sensi di Lo Piccolo. Sì. Allora, intanto se vuole dire chi è Gaspare Di Maggio, come lo conosce. Sì, è il reggente della famiglia mafiosa di Cinisi. Di Cinisi. Sì, l'ho conosciuto a casa di Vito Palazzolo, a Terrassi. Questo bed and breakfast, questo. Con naturalmente era andato a trovare lui
a Salvatore Lo Piccolo, che è suo padrino, e c'ero, e mi sono trovato lì io, con, c'era pure Sandro Lo Piccolo. Salvatore Lo Piccolo, che era suo padrino, di chi? Di Gaspare, di Maggio, Gaspare Di Maggio. Di Gaspare Di Maggio. Ora, faccia mente locale, si ricordi bene qual era il discorso di questa conversazione a cui facevano riferimento? Sì, no, era un discorso di una lottizzazione, diciamo che c'erano alcuni lotti di terreno, però non ancora costruiti. Non ancora costruiti. Allora, lei ricorda dove era collocato questo terreno, questa lottizzazione? No, ho ascoltato così passivamente questo discorso. Ed era questo discorso era collegato a questo Altadonna di cui abbiamo parlato prima? Sì. Ricorda se in quell'occasione si parlò di Sandro Lo Piccolo parlò di soldi che avanzava con riferimento a questo affare della lottizzazione? Sì, si parlava pure di soldi, però adesso bene non mi ricordo se era perché qualche cosa era andato storto o perché era stato lottizzato però non c'erano le concessioni, non ricordo bene proprio il particolare. Allora guardi, sì, le do lettura sempre delle dichiarazioni che lei ha reso all'epoca, così per completezza. Allora, continuo la frase che lei aveva già iniziato prima, pagina 21 della trascrizione, e lei dice: il terreno, quando si parlò di questo terreno di Fondo Orsa, che ci fu questo discorso che il proprietario, che loro, i carinesi, avanzavano dei soldi, detta così, di fargli recuperare quando ci fu l'acquisto che Giuseppe, dentro l'acquisto, ora il costruttore, che io non mi ricordo come si chiama, non so se lui è un altro costruttore, anche in questo caso io dissi questo discorso allo Piccolo, lo dissi a Sandro, poi lo ha sentito e commentò come per dire: ah, ma io pure avanzo soldi, pure per un discorso di costruzione, pure che avevano preso dei lotti, ne avevano presi diversi, anche i Pipitone, così avevano preso dei lotti da poterci costruire e poi non hanno costruito più. È questo l'episodio a cui lei faceva riferimento prima? No, sono diciamo due discorsi diciamo diversi, perché in quell'occasione si parlò anche di quest'altri lotti, però come ho detto allora non mi ricordo se il nome era, se il costruttore era anche lo stesso Altadonna o un altro riguardo a quest'altri lotti. Okay. E lo stesso padrone che aveva il terreno a Fondo Orsa, quindi non mi ricordavo a quel tempo, non mi ricordo adesso se era lo stesso Altadonna o un altro ancora che avesse pure quest'altri lotti. E per quanto riguarda i Pipitone, in questo in questo secondo sì in questo secondo discorso questo chi è secondo... che disse che i Pipitone pure avevano comprato dei lotti? Salvatore Lo Piccolo. In che periodo siamo? Quando è avvenuta questa conversazione? Siamo nel 2007. Quindi prima del suo arresto? Sì. Il periodo non se lo ricorda più di preciso. Mi sembra all'inizio del 2006. E per quanto riguarda i Pipitone si fece un discorso più specifico, cioè con riferimento a dei nomi o solo i Pipitone inteso come famiglia? No, mi sembra Enzo. Chi? Enzo. Va bene. Foto numero 5. Sì, Salvatore Lo Piccolo. Lei Salvatore Lo Piccolo naturalmente l'ha conosciuto, ha detto che era presente alla sua affiliazione.
Sì, in quell'occasione l'ho conosciuto. E lei in precedenza aveva avuto rapporti anche di natura epistolare con Salvatore Lopiccolo o i suoi contatti erano solo con Sandro Lopiccolo? No, solo con Sandro. Va bene, non ci sono altre domande, diamo atto che effettivamente il riconoscimento è esatto. Che faccio, Presidente? Come preferisce, pubblico ministero. Posso interrompere così continuo la prossima volta da biondo allora. Va bene. La prossima udienza sarà mercoledì prossimo. Mercoledì. Alle 11. Ore 11. Mercoledì alle 11. Quindi continuiamo, non citiamo altre persone, solo Francese. Tra l'altro è stato disposto la traduzione degli altri due soggetti richiesti ai sensi dell'articolo 195. Va bene, e allora... L'accordo intervenuto tra la Presidenza del Tribunale e la Camera Penale che nei giorni dispari quantomeno alle 14 bisognerebbe sospendere l'udienza. In linea di massima alle 14, infatti che ore sono, avvocato? Sì, no, Presidente, è in riferimento alla prossima udienza. Vuol dire che ne faremo un'altra o andremo avanti a secondo delle necessità della situazione. Quell'accordo consente anche questa possibilità. Direi che queste persone, da sentire ai sensi dell'articolo 195, verranno esaminate al termine dell'esame del francese, dell'esame del controesame. Quindi si chiamavano Geraci e Giuseppe, saranno sentiti nella prima udienza utile dopo il termine del dopo l'esame del francese. La traduzione è stata disposta dal Tribunale. Il Presidente rinvia pertanto il dibattimento in prosecuzione all'udienza del 18 giugno ore 11, disponendo la traduzione dei detenuti e confermando l'attivazione dei collegamenti in videoconferenza oggi attivi. Il francese dovrà ricomparire nuovamente per il giorno 18 alle ore 11. L'udienza è tolta.